Ciao a tutti, sono Derin Jantur, benvenuti su Isola TV. E oggi per l'appuntamento di Road to the Awards vi presentiamo due nuovi componenti della giuria della prima edizione di Isola Design Awards che si terrà il 23 luglio a Milano. Loro sono Maurizio Lai, fondatore di Lai Studio, e Salvatore Palumbo, cofondatore di LP2 Studio. Sono entrambi architetti, ma con approcci progettuali molto diversi. Ed oggi cercheremo di conoscerli brevemente anche facendoci raccontare i loro diversi percorsi lavorativi. Ciao Maurizio e ciao Salvatore. Ciao Benvenuti. Derin, Ciao Derin, ciao. Benvenuti. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito. È un piacere avervi qua oggi con noi. Potremmo iniziare con la mia domanda, se siamo tutti pronti. Ok. Allora, io volevo chiedervi, anzitutto per conoscervi un po' meglio, com'è stato l'inizio della vostra carriera? Che percorso avete seguito dopo la vostra esperienza scolastica, universitaria? Che potete raccontare brevemente a quelli che ci seguono, perché abbiamo un sacco di giovani designer architetti, quindi loro saranno sicuramente curiosi. Inizierei con Maurizio. È lunga, è Lunga, lunga, facciamo è breve. Se lunga. potete. Allora, diciamo che il mio percorso è stato, dal punto di vista lavorativo, un percorso trasversale. Perché? Allora, mi iscrissi alla facoltà di architettura a Venezia. Chiaramente nel secolo scorso, quindi ormai nel secolo scorso, e all'età di 21 anni decisi di trasferirmi nell'unica, a mio parere, città al tempo, era il 1987, nell'unica città che poteva darmi l'opportunità. E poteva dare l'opportunità a dei giovani di continuare, io definisco sempre, a sognare un futuro. Questo è stata una sorta di scelta anche non ben ponderata, è stata più una scelta di impulso la mia, cercando e analizzando tutto quello che si stava facendo al tempo in una regione come il Veneto, che era una realtà che rappresentava una sorta di infinite realtà di tipo produttivo molto fiorenti, ma il tutto era imperniato su quello che era realmente solo esclusivamente quello che consideriamo il processo produttivo, no? Che è stato anche fonte di analisi da parte, cioè proprio è stata una realtà fortemente studiata. Non c'era un fortissimo, non si crea, non, a mio parere non si creava un fortissimo interscambio. Io avevo sostanzialmente la necessità di trovarmi delle alternative, quindi non ho seguito un percorso lineare, cioè io cominciai, mi trasferii da studente e da lì partii con una serie di esperienze totalmente trasversali. Cioè, entrai in uno studio di un fotografo di moda molto conosciuto al tempo, per cambiare i rullini fotografici. Non c'entrava niente con l'architettura, però mi diede l'opportunità di comprendere come poteva anche funzionare quel tipo di ambiente. Cioè, io dico sempre una cosa, per lavorare bene come architetto o come progettista, che sostanzialmente ha sempre a che fare con la gente, tu devi sempre capire e devi calarti in un processo sociale, no? Cioè devi comprendere come la gente funziona. Noi lavoriamo per gli altri. Questo è il nostro mestiere alla base. Cioè lavoriamo intorno alla figura, lavoriamo intorno all'uomo. Quando realizziamo qualcosa, lavoriamo per l'uomo,
cioè che sia un processo legato solo a un discorso estetico, che sia un processo che, in cui l'estetica è imperante, ma deve essere imperante tanto quanto l'aspetto funzionale della faccenda, noi comunque lavoriamo sempre intorno alla persona. E quella è stata una prima esperienza che mi ha aiutato, mi ha fatto comprendere una cosa, come lavorare con il tempo. Cioè Milano rappresentava una condizione che era totalmente differente rispetto a Venezia. Certo. E questa era magnifica, una città che sostanzialmente non si può amare, io ho sempre detto, Milano non si può amare perché Milano detta dei ritmi e detta dei tempi legati alla lancetta, all'orologio, e tu non puoi amare un qualcosa che è dettato da un tempo che un altro definisce, hai capito, per te. Però l'ho trovata, trovavo Milano in quel periodo, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, una città che poteva dare delle infinite opportunità. Riconoscevo una cosa, non era importante essere figlio di qualcuno per avere delle chance, l'importante era dimostrare di avere la voglia di fare. Questa era una cosa che ho sempre apprezzato in una città come quella di Milano, perché quella è stata la mia prima esperienza. Al tempo era molto più difficile, soprattutto per me, riuscire a migrare in altri territori che non fosse l'Italia, per cui ho detto l'unica città che a mio parere può darmi un qualcosa è Milano, mi sono spostato. Non avendo alternative, io dovevo assolutamente lavorare, e c'era però un altro problema: gli studi di architettura non pagavano. Non è cambiato nulla sostanzialmente. Una serie, tutti questi anni non è cambiato molto, e decisi di intraprendere tutta una serie di attività che erano quasi complementari con quello che poi divenne il mio lavoro. Cioè erano tutte attività che avevano sempre a che fare sostanzialmente col disegno nelle sue declinazioni, ma non erano propriamente legate all'architettura. Dentro questo studio fotografico mi venne data un'opportunità. Al tempo noi ci si presentava e ci presentavamo con un'arma, che era quella della cosiddetta mano, del disegno. Non c'era l'opportunità di utilizzare, o meglio, c'erano già i computer che erano già un ottimo supporto, però erano appannaggio di una piccola categoria di individui che avevano cominciato ad approcciare con la tecnologia, con l'uso del computer. E la maggior parte del lavoro veniva sviluppato manualmente, quindi o tu eri dotato di mano felice o era difficoltoso comunque riuscire anche a interagire o interfacciarti con qualcuno. Cioè tramite il disegno noi dovevamo chiaramente far comprendere che cosa avremmo voluto fare, qual era il nostro, quali erano i segnali che noi avremmo voluto inviare per far sì che qualche un altro poi a sua volta cominciasse a realizzare quello che passava nella nostra testa. E dentro a questo fotografo capì che ero dotato di questa qualità coltivata fin dall'infanzia, e mi fece realizzare questi primi due libri. Io ci tengo a raccontarlo perché è una cosa che c'entra ben poco col lavoro architettura. Questi primi due libri di acconciature di capelli, che poi vennero, se non sbaglio, ceduti a L'Oreal come marchio. Erano i primi due libri di acconciature. Avevo 240 teste di acconciature disegnate. Ho detto, prima esperienza, e dici, e che c'entra? Poco, c'entrava poco, però mi ha dato l'opportunità di cominciare a vivere in una realtà che agli occhi di tutti non poteva assorbirmi. E dicevo, cioè, non ce la farò mai. Io ricordo anche i miei genitori, dicevano, ma prima cerca di terminare con gli studi e poi fai la tua
tua scelta di vita, no? È quello che ripone un genitore nei confronti di un figlio, no? Che spera il massimo per il proprio figlio, proietta quelle che sono magari tante volte, sai, alcuni insuccessi da genitore, li proietta nel figlio che vorrebbe fosse la persona più non solo felice e fortunata del mondo, ma questo non sempre avviene. Anche questo tipo di scelta che io realmente ho fatto è stata una scelta che a mio parere si è rivelata vincente. Le esperienze successive, non entrando in studi di architettura, invece si sono basate quasi esclusivamente su un rapporto diretto con la costruzione, cioè cominciai ad andare in giro a montare allestimenti. Però feci una cosa, creai intorno a me un gruppo molto eterogeneo di individui che provenivano da tutte le parti d'Europa e del mondo, con i quali si interscambiavano esperienze. Non era importante che cosa io stessi facendo al tempo. Sì, usavo, per dirti, un avvitatore, usavo degli attrezzi che erano diventati degli attrezzi di lavoro. Però la sera ci si rincontrava un po' tutti. Ricordo questi nomi, Dimitris Kozaris, un greco, un ottimo artista già al tempo, ad oggi un docente anche ad Atene, insegna anche qua in Italia, Adrien van der Coy, è diventato uno scultore comunque olandese, Pascal Chosy, Luca Della Pina, che era appena uscito da un'esperienza con Gaetano Pesce a New York, e c'erano una serie di Jorge Molina, cileno, ne sono passati tantissimi. Avevo creato un gruppo molto molto eterogeneo. Quello è stato realmente, più che il discorso universitario, è stato quello che un po' mi ha formato anche. Cioè, interagire con queste persone con esperienze differenti. Nel 91 entrai per una condizione fortuita, e la fortuna serve sempre, ma io non dico che la fortuna arriva così, la fortuna te la devi cercare. E lo dico ai giovani adesso, come lo dissi io da giovane un tempo. Entrai in TV per un numero di telefono dato in un treno. E racconto anche questo, che è interessante, perché? Perché quel numero è stata, ma più che il numero, c'era una fortuna, non c'era internet al tempo, o meglio, c'erano chiaramente tutte le basi per creare internet, ma non era utilizzato come oggi. E c'erano gli scompartimenti, c'erano questi vagoni ferroviari che avevano questi scompartimenti con 6 posti, distanti, io dico, 60 centimetri uno dall'altro, uno di fronte all'altro, quindi favorivano necessariamente il dialogo con chi era all'interno dello scompartimento, no? E incontrai questi due giovani autori televisivi che avevano appena cominciato con Antonio Ricci. Carinissima questa storia, perché diedi questo numero di telefono, io raccontai di una mia esperienza bluffando, cioè raccontando quella che possiamo considerare una bugia bianca. 2 mesi prima un'agenzia di questo signore cinese e questo signore olandese, appena aperta, avevano creato questa agenzia di cabarettisti. Tutte le prime armi, c'era uno spazio dentro il quale si portavano avanti questi eventi sabato sera, che era un ristorante con cucina internazionale, gestita sempre da questi cinesi alla Darsena, era questo caffè du bateau, un tendone, un teatro tenda, e ogni sabato c'era una sorta di allestimento da fare su questo piccolo palco di 12 metri. Avevo cominciato 2 mesi prima a sperimentare questo gioco, a inventarmi queste piccole scenografie fatte con un 20, 25, 30 fogli di come si chiama? Di polistirolo da coibentazione,
era del polistirolo a media densità, la cui ambientazione foglie da 2 cm di spessore, 1 m x 1 m. Con quelli inventavamo la festa della sera, del sabato sera. Cioè, ci davano un tema e ci inventavamo questa cosa un po' arrabattata. I cabarettisti erano i Fichi d'India, Marco Milani, Pino Campagna, tutti quelli che ad oggi eravamo partiti tutti assieme. Ma al tempo chi poteva pensare che ognuno di noi seguisse una strada totalmente differente? E molti di questi hanno ovviamente avuto il loro successo, quantomeno dal punto di vista televisivo. 2 mesi dopo, quando incontrai questi in treno, io dissi: sì, lavoro nel teatro. Non era vero, non ne capivo moltissimo, se non per l'utilizzo di questa dote che mi era stata ceduta e avevo coltivato fin dalla nascita, in merito a quelle che erano le arti plastiche. Cioè, lavoravo molto bene con le mani, dipingevo molto bene, avevo questa gran fortuna di costruire e dipingere in maniera più che efficace. Dopo un mese ricevetti una chiamata di questo numero, dopo un mese ricevetti una chiamata da Mediaset, cioè da, per forza, e mi dissero: guardi, lei si deve presentare. Io dico: vabbè, andiamo. Che cosa avevo dalla mia parte? Una gran cosa: il tempo. Ero giovane. Okay. Che cosa rischiavo io? Nulla, non rischiavo nulla. Mi presentai, incontrai Gigi Reggi, che era praticamente il braccio destro al tempo di Berlusconi. C'era un capostruttura. Era divisa in due la TV. Da una parte Fatma Ruffini, che gestiva una parte di programmi, sempre gestiti da questi produttori che sottostavano a RTI, e dall'altra parte c'era Gigi Reggi. E mi capitò, io venni chiamato sostanzialmente per essere eliminato, come capro espiatorio, perché si presentò quella che divenne poi la moglie di Galliani. Galliani al tempo, se non sbaglio, era il presidente delle reti Fininvest, no? E doveva portare avanti un programma che era un programma medicale, era in Medicina Confronto, naturalmente bello, che andava in onda su Rete 4. E a un certo punto dovevano portare avanti una puntata zero. La puntata zero normalmente dovrebbe costare molto poco, cioè, ossia quasi zero. Quindi l'utilizzo degli operatori è strettamente legato a tutti coloro che sono dipendenti all'interno di una struttura. Quindi di una struttura e reti Fininvest c'erano questi dipendenti che dovevano in qualche modo, che erano tutti gli assistenti, assistente al trovare robata, assistente alla scenografia, assistente alla produzione e tutta questa serie infinita di figure che partecipano, sono di media per un programma molto piccolo, ai 50, 60, 70 persone che partecipano per far sì che un programma vada in onda. E che è successo? Ogni persona che si presentava 20 secondi dopo una richiesta, per esempio un assistente di produzione doveva portare un bicchiere d'acqua a questa presentatrice, la stessa diceva: non mi va bene, via. Aveva falcidiato un'intera struttura. Hanno avuto l'idea di chiamare un personaggio sconosciuto a tutti gli effetti. Tentiamo con questo. È totalmente sconosciuto. E che succede? E io mi sono presentato. Ricordo ancora il nome di tutte le persone che erano all'interno di quella sala, vado a Colonia Monzese, mi presento e a un certo punto mi dissero: abbiamo 27 giorni. E nella mia testa i 27 giorni erano legati solo a una cosa, a un progetto, perché non avevamo ancora dei grossi riferimenti. 27 giorni era un tempo plausibile per sviluppare un qualcosa, perché da giovani tu ti poni un'infinità di dubbi, perché da giovane tu non lavori con gli occhi degli altri, lavori per te stesso, cercando tu dei punti di equilibrio, no? All'interno di quello che è il foglio, in questo caso bidimensionale, entro il quale vai ad agire.
e 27 giorni invece doveva partire il programma. Quindi io dovevo inventarmi un qualcosa di cui non ne sapevo assolutamente nulla, perché io non conoscevo la TV, non sapevo quali erano i meccanismi della TV, non conoscevo nulla. Ebbi solo il coraggio di dire, e mamma mia, la presunzione, di prendere per mano questa la futura conduttrice e dire non c'è problema. Nel momento in cui si alzò, disse va bene, speriamo, partiamo 27 giorni. Io ricordo Marco Campioni che mi diede una cosiddetta pacca sulla spalla e mi disse benvenuto nella TV, sono solo problemi tuoi. E io in quanti giorni non ho seguito un corso di scenografia in università. Ho avuto 4 giorni di tempo per capire. Tirate sulle mani che sono entrato in tutti gli studi di posa. Al tempo la TV, guarda, la TV commerciale, le reti Finimest erano forse le più strutturate in Europa. Al tempo, dal punto di vista tecnologico, il bello è che io non sapevo cosa fosse un QPS, non sapevo cosa fosse un ciclorama, e mi presentavo da questi macchinisti con questo piccolo quaderno in cui annotavo tutto, ma facevo finta di sapere, non sapevo minimamente nulla. Quel programma partì 27 giorni dopo e andò in onda 5 anni, 5 edizioni col mio lavoro. La fortuna qual è stata? Una, avere una partita IVA da artigiano. Cosa vuol dire? Io avevo una partita IVA da artigiano. E quella partita IVA ha fatto sì che io non potessi, forse in quel periodo lì mi avrebbero assunto subito. E forse ad oggi sarei ancora stato all'interno di questo TV commerciale, sai, un po' godendomi questa situazione anomala in cui pochissimi potevano entrare. E invece questo partita IVA da artigiano obbligatoriamente mi metteva in una condizione di essere pagato direttamente come artista da RTI, quindi come operatore esterno e pagato come artista. Quindi nei titoli di coda e nei titoli di testa sarebbe dovuto comparire il mio nome. Ed era praticamente alla fine degli anni 90, inizio, cioè alla fine, l'inizio degli anni 90, era 90, inizio 1991. Questo, cosa successe? All'interno di una struttura che lavora col tempo, che cosa succede? Non c'è più tempo per cambiare la squadra. La squadra che vince non si cambia. E vi garantisco che molti cioè, almeno di chi è vissuto in Italia, dei genitori, dico vostri, hanno visto tanti miei lavori, perché ho riempito proprio la TV con i miei lavori di scenografia. Io sono andato avanti con il lavoro dello spettacolo, perché poi ho lavorato con Vasco Rossi, ho lavorato un paio d'anni, un anno e mezzo anche con Ligabue, lavoravo proprio con i palchi, e continuai a portare avanti all'interno di questa di questo cosiddetto piccolo studio che avevo aperto operazioni e progetti totalmente multidisciplinari, perché toccavano tutto, e tutti quei ragazzi di cui parlavo prima sono rimasti con me a sviluppare il lavoro di progettazione. Però io bloccai con l'università, devo dirvi la verità, per 7 anni. Ad oggi anche coloro a cui insegno, a me piace raccontare questa storia perché è frutto di un percorso che agli occhi di tanti è un percorso non corretto, e invece si può avere successo lo stesso. Cioè, questo che racconto, perché lo voglio che rimanga impresso anche nei giovani, perché realmente non bisogna abbattersi tante volte se qualcosa non funziona. Perché le strade sono infinite per arrivare ad ottenere una cosiddetta soddisfazione in merito a quel che si fa. E io non sapevo realmente dove sarei arrivato. Questa è stata una cosa, non l'ho mai saputo. Tant'è che tutto il mio percorso non è stato un percorso fatto di scelte. Sono state delle opportunità che mi si sono poste di fronte e io in maniera molto seria le ho colte, lavorando nel modo più serio, cercando di analizzare nel modo migliore
come era possibile far star meglio gli altri. Sembra, sai, una frase un po' così, ma è la base del nostro lavoro, qualunque esso sia. Tant'è che ad oggi, anzi in quegli anni io aprii un'altra cosa, gli investimenti, cioè il denaro che guadagnavo con la TV non era realmente poco, lo investii in un laboratorio di scenografia che chiusi nel 2000. Cioè io in quegli anni aprii un laboratorio di scenografia in cui avevo all'interno un reparto di falegnameria, un reparto di piccola carpenteria, un reparto in cui si sviluppavano tutti i mock-up con le schiume poliuretaniche, con le resine, con i poliuretani ad alta densità, e sviluppavo tutto quello che inventavo e lo facevo transitare in TV. Ero una delle aziende che partecipava in gara in TV per realizzare dei pezzi, ma avevo portato avanti anche molti lavori, per esempio per il Giro d'Italia c'erano tutti questi mock-up, il grana padano gigante, queste bottiglie del Telipton, una cosa che non c'entrava niente con l'architettura. Aveva a che fare con che cosa però? E con la misura. Cioè, quando si progetta un qualcosa bisogna sapere quel che si fa e tu devi conoscere molto bene quello che tu dovrai plasmare. Questa è stata un po' la lezione che io ho appresi, sempre a mie spese. Questa è stata ribadisco che questa è una buona storia, sempre da raccontare, perché sicuramente è una storia anche di fatica. È una storia in cui sei diventato anche un ottimo, un imprenditore, anche sbagliando, perché tu avevi da parte tua non solo quello che era lo sviluppo di tipo progettuale, non solo quello che tu dovevi conservare come poetico, come racconto, cioè tu avevi il dovere di raccontare un qualcosa, avevi il dovere di giustificare quello che stavi facendo, ma la cosa meravigliosa è stata proprio questa, quella di impossessarsi di quello che erano tutti gli aspetti della costruzione della materia, senza mai perdere di vista quella che era l'idea di continuare a sognare. E questa è stata una cosa per me eccezionale. Quella che ad oggi io porto avanti ancora, è chiaro, è molto diverso, perché adesso sai, è uno studio che comunque è un'azienda, è uno studio che in cui transitano le 35 e le 40 persone qui dentro. Quindi, e più hai operatori anche esterni, cioè l'operazione di tipo partecipato di cui magari stavamo discutendo già a suo tempo, cioè quello che risulterebbe necessario a mio parere fare adesso è utile per portare avanti tutta questa serie di lavori, perché sono tanti quelli che noi abbiamo all'interno di questa struttura, perché sono ad oggi abbiamo 40 cantieri aperti, 38 cantieri aperti, quindi non puoi più pensare di poterli gestire tutti, è sostanzialmente improponibile ad oggi. Cioè devi lasciare necessariamente la strada aperta ai più giovani, che a loro volta devono avere il coraggio di proporre un qualcosa. Questo è il fatto, cioè devi metterli nelle condizioni di dover quantomeno pensare in prima persona di essere loro a sviluppare un qualcosa, ma per un semplice motivo: non è per lavorare per me, sai, è per lavorare per sé. Perché quando tu anche un ragazzo che ha le prime armi, che deve, soprattutto qui all'interno dello studio, un ragazzo che ha le prime armi viene immediatamente inserito all'interno di una realtà che è il cantiere, cosa che non viene fatto in tanti studi. Io penso che sia indispensabile fin dall'inizio, sì. E sbaglierà infinite volte, ma dovrà continuare a sbagliare, è inutile pensare guarda che finché non tocchi con mano tu alla fine ti garantisco non imparerai mai nulla. Allora, detto giovani, io passerei la voce piano a Salvatore. Esatto, a Salvatore. Infatti lui è un giovane architetto e cofondatore di LP2 Studio, è uno studio molto nuovo.
Se anche tu riesci a raccontare brevemente. Sì, sì. Ho iniziato. Dopo Maurizio. Hai fatto, cioè, sono due strade praticamente molto diverse, sicuramente. Sì. Quindi sì. Sarebbe interessante avere questo cambiamento. Sì, in confronto a Maurizio, la mia può essere paragonata a un foglio bianco. Però sto scherzando. Non ti preoccupare. No, non sto scherzando. No, ma in realtà la mia vita, diciamo, formativa, quindi universitaria e più lavorativa, è stata tortuosa, un po' folle. Io sono stato lì anche per lì per abbandonare gli studi. Io in realtà comincio studiando ingegneria tra Catania e Milano, ingegneria ambientale a Catania, e poi faccio il mi iscrivo, faccio la domanda di iscrizione al Politecnico di Milano in ingegneria edile. Vivo malissimo Milano, ritornando al discorso un po' di Maurizio, perché io in realtà sono convinto che Milano o si ama o si odia. Io ho odiato Milano per in quel periodo lì, adesso in realtà la amo da morire. Frequento Milano per lavoro. E decido di tornare giù in Sicilia. Io, promettendo, dopo il diploma scientifico, comincio a lavorare nei locali e rimango appassionato, affascinato da questa vita notturna. E quindi ero sempre lì, diciamo, pronto a dedicare la mia vita a quest'altro aspetto, no? Quindi entro in crisi con l'università e praticamente la prima idea è quella di aprire un locale. Quindi sto sette mesi circa, dopo aver abbandonato, diciamo, gli studi di ingegneria al Politecnico, sto lì mesi e mesi alla ricerca di un posto, di una location, di un posto da poter affittare, poter fare il locale. Poi in realtà intuisco che l'unico malessere era dettato dal tipo di studio, diciamo, alla quale avevo un attimino indirizzato le mie attenzioni, quindi, diciamo, solamente esclusivamente materie scientifiche, che per 3 anni mi hanno soltanto logorato. Quindi capisco un attimino che forse ciò che mi mancava era un po' l'espressione artistica, diciamo, a cui faceva un po' riferimento Maurizio, quindi la voglia di disegnare, la mancanza dei laboratori. E da lì decido poi a settembre di iscrivermi in architettura. Vabbè, ho avuto la fortuna, diciamo, che quei 3 anni in ingegneria non sono andati persi, perché mi hanno convalidato tutte le materie scientifiche, quindi è stata una grande fortuna. Eh sì, almeno quello. Da lì riprendo, da lì riprendo a studiare. E dopo 2 anni comincio a collaborare subito con uno studio di architettura, con un architetto del posto di Agrigento. Comincio a collaborare ancora prima di, quindi, diciamo, dopo 2 anni comincio a collaborare con questo architetto. La scelta di cominciare subito a collaborare con lui, con Davide, un ragazzo in gambissima, è stato proprio, riferendomi un attimo, ritornando al discorso di Maurizio, il fatto che comunque sia mi portasse molto in cantiere. Quindi, diciamo, le giornate le passavamo in giro per i cantieri, ed è stato quello che è stato fondamentale per me, che comunque mi ha permesso di crescere molto, avendo anche una base un po' più scientifica, tecnologica, affrontata in ingegneria. E quella lì è stato veramente l'input che poi mi ha portato a, diciamo, col tempo a metabolizzare il fatto che comunque sia la scelta fosse stata corretta. E successivamente, vabbè, durante gli anni sempre di università, ho fatto una bella esperienza, ho fondato insieme ad altri miei colleghi un'associazione, ci siamo occupati di riqualificazione e riuso del centro storico di Agrigento. Quindi abbiamo fondato questa associazione e abbiamo un po' coinvolto la comunità senegalese che viveva quel posto, una parte del centro storico di Agrigento che, diciamo, fino agli anni 50-60, pur essendo nel centro storico, chiamiamolo il salotto buono della città,
era il luogo delle prostitute. Poi successivamente è stato quasi ghettizzato e da lì abbiamo deciso noi, diciamo, di fondare questa associazione, di creare questo gruppo di giovani ragazzi, maggior parte eravamo tutti studenti di architettura, e creare un po' di serate, di riqualificazione, di pulizia dei luoghi attraverso delle manifestazioni culturali che hanno coinvolto molto la città. Successivamente, diciamo, dopo l'università comincio subito a lavorare, mi stacco dallo studio perché avevo questa necessità, no? Da ragazzo cerchi sempre di essere un po' indipendente, sei convinto di voler spaccare il mondo, di voler fare tutto da solo. E quindi fondo questo, cioè, fondo il mio studio. Dopo 2 anni conosco, facendo un lavoro a 4 mani, un ragazzo che è l'attuale mio socio, e decidiamo di fondare questo studio, che è LP2 Studio. Oggi abbiamo 2 sedi, una ad Agrigento e una a Raffadali, giù in Sicilia, e principalmente ci occupiamo di edilizia residenziale e commerciale. E ciò che, diciamo, mi manca, e che in questi ultimi mesi un pochettino ci stiamo lavorando, stiamo provando un attimino a inserire, è l'aspetto dei concorsi. È un aspetto, è un ambito molto difficile. Credo, non so se Maurizio, credo che ne faccia, ne abbia fatti parecchio. dalla sua faccia, invito, non so, guarda, se è un... meglio solo a invito ormai. Cioè, quelli che sono. Ok. Ma adesso posso dirlo, se sono invito internazionale allora partecipo, altrimenti ma per arrivare all'invito all'invito devi, però devi quanti fare, ne devi lavorare, devi lavorare, è per quello che ti dico, che è un infatti. Po' ribadisco, un mestiere un po' per, tra virgolette, un po' per vecchietti il nostro, come si suol dire, ci vuole un po' di tempo, però sai qual è il problema dei concorsi? I concorsi in Italia, sai, bisogna stare attenti anche a ciò che si dice, ma non sono, c'è sempre troppo una nebulosa intorno ai concorsi, ormai io ho compreso come funzionano, cioè quando ci sono 3 rinvii vuol dire che c'è già stata fatta una scelta, a me duole dover dire questo. Non dovrei dire questo, perché potrei essere anche passibile di denuncia in merito a ciò, però fa presagire a una scelta già effettuata a priori, e non è la prima volta in cui mi sono trovato in situazioni come queste, ma per concorsi ti garantisco anche abbastanza importanti, vinti e poi persi, e non sono il primo a cui questo è capitato. Successo. Ci sta, io preferisco non farli perché hai l'opportunità di lavorare, ovviamente. Quando tu hai l'opportunità di avere comunque commesse di svariata natura, ti ripeto, e poi maggior parte del mio lavoro è un po' adesso gira intorno a quello che è. Sai, un lavoro di ristrutturazione è molto importante, c'è anche la nuova edificazione, però ti dico, se c'è l'opportunità di aver lavoro, ad oggi come oggi dico, un concorso non lo faccio, non trovo, io comprendo quello che tu mi dici, perché è un modo non solo per effettuare analisi, ma è un modo per mettersi in gioco nei confronti del cosiddetto prossimo, anche è un modo per crescere, anche sviluppare il discorso dei concorsi. È molto molto difficile, cioè bisogna andarseli a cercare, se bisogna creare delle chance. Poi ci sono dei concorsi, quelli che sono, guarda, i concorsi più veri sono quelli ad invito. Sai benissimo, se sei invitato in 10 persone, 8 gruppi, e sai che quello si farà. La maggior parte dei concorsi che comunque partono qua in Italia, poi alla fine non si faranno. Uno vince, ma non si faranno. E noi, sì, no.
Purtroppo, sì. No, no, ma su quello condivido, nel senso che noi, un po' per fortuna, non abbiamo trovato il tempo di ricercare, perché comunque sia alla base questo ci te, sta è, anche... È una fortuna, da Mireille. Allora vai bene. Allora vai bene. No, no, sì. Noi ci occupiamo principalmente di ristrutturazioni, qualche nuova edificazione assolutamente, però... in questi ultimi anni, diciamo, siamo riusciti a non fermarci, mettiamola così. Però è un aspetto che mi piacerebbe indagare molto, un po' per quello che hai detto. Però alla base ci starebbe il fatto di una ricerca, diciamo, di una ricerca molto approfondita sulla tipologia di concorso al Bravo. Quale partecipare. Bravo. E anche quello, diciamo, ti toglie del tempo. E riuscire ad arrivare ai concorsi su invito, vabbè, sarebbe dopo ti succederà tra un po', non ti preoccupare. Ok, va bene. Hai una strada, guarda, che è già aperta, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.